annunciato. Buongiorno. Oggi sto stile Enzo del film De Verdone. C'è presente quando si prepara? Tutto ta 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 ta. Oggi sto così, oggi sto così. Oggi argomento importante, eh? Importante, oggi si usa questa non è un insetticida, ma è una crema da barba. La vedi la crema da barba assassina? Oggi, come si dice qua, sto incoattito, eccolo. Che è successo? Vabbè, stamattina che dovevamo fa? Eh? Che dovevamo fa? Dovevamo fa la sbarbata? Sbarbatina? Se la famo sta sbarbatina, che dici? È arrivata l'ora. Beh, io me la voglio fa. Mo' mi sono cambiato. Mo' vedi che mi ritaglio pure un'altra volta chi cocci del coso. E stiamo a posto. Già mi sono tagliato l'altra settimana. C'ho una paura io di quando mi arrivano sti cacchiarola dei messaggi. Aspetta. Niente, non si levano, non so per quale motivo non si tolgono. Vabbè, stamattina allora, sbarbatina con questa, questo e questo. Stamattina riutilizzo il coso, riutilizzo il pennello quello piccolo. Ah, guarda se vi casca. No, riutilizzo oggi questo. Questo è l'accessorio che vado ad utilizzare, come al solito. Anzi, sai che stava a pensare di riprovare il coso, lo sciavetto. Che dici? Però boh, non mi sento ancora tanto sicuro. Non mi sento sicuro, quindi niente, che faccio? No, oggi riprovo, riutilizzo un'altra volta il nostro amichetto e continuiamo a farla così, dai. Mo' c'ho una paura che mi casca tutto, che tu neanche te puoi immaginare, ma non te lo immagini proprio. E ne stanno a venire a pia. L'ultima sbarbata, per favore. L'ultima. Allora, che faccio? Oggi allora, utilizzo questo e andiamo come sempre. Dai, oggi utilizzo questa, eh. Questa vetro. Vetro, non plastica, amico. Non plastica. Questi vengono a pia oggi, te lo dico io. Madonna, tra promemoria, tra messaggi che mi arrivano, ma perché non ce la faccio? Ma comunque, il pennellino questo qua che ho io, questo è fenomenale, eh. Oh, questo è tattico proprio, cioè è splendido. Siamo già all'acquetta, considera che mi ero fatto la doccia, mi ero fatto la doccetta calda apposta, però poi mi è crollato il telefono, mannaggia miseria. I nuovi entrati, io procedo. Allora, messa nell'acqua calda, inumidito, vado a inumidire ulteriormente il mio pennel umidit. Avanti, se no qua diventa tragica. Allora, che cosa succede? Cosa succede? Che oggi proviamo questa palmolive rinfrescante crema da barba codesta con l'aiuto della Proraso Verde, perché essendo questa anche lei al mentolo, l'abbinamento è naturale. Quindi ci si arriva, scusate la cadenza romanica, si arriva a passare il nostro favoloso pre-barba. Lo faccio come Matteo, eh. Lo. Vabbè. Ma ti rendi conto che tutto a me mi capitano? Cioè, quando dicono. Quando parlo con la gente, mi sento certe volte, mi viene l'immagine mia o di Paperino o di Fantozzi. Fantozzi si addice di più, eh? Perché c'ho la stessa sfortuna. Per esempio, lavo la macchina. Lavo la macchina, ci perdo un'ora, 2 ore, tutta bella, pulita, finestrini asciugati, li faccio scendere, salire 3-4 volte, li ripulisco, oh, esco dall'autolavaggio,
se sa com'è, piove. Vabbè. Che diva. Pre-barba io ne utilizzo tanto, 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 tanto. E massaggio, e massaggio, e massaggio. Allora, ripeto a tutti quelli che sono entrati adesso, che non sanno cosa sto facendo, non so se parlano la mia lingua, però vi dico, oggi mi sto sbarbando con la pre-barba pro raso, scusa, tu già l'hai sentito, palmolive verde, che è al mentolo, e infine passeremo il bel dopo barba acqua velva, che i militari americani dicevano che era buono per nascondere l'odore dei cadaveri. Buongiorno, Eros. Allora, lasciamo agire per qualche istante o minuto la nostra, il nostro pre-barba. Ieri abbiamo parlato di questo oggettino qua, oggettino che secondo me è comodo, chiaro? Secondo me è molto comodo, va, puoi riporre i tuoi oggetti di desiderio, di ammirazione, di quasi proprio veramente catafratti, li raccogli tutti qui. Quindi, se lo puoi comprare, secondo me è utile. Poi, a voi l'ardua sentenza. Allora, stiamo rinfrescando il viso. Stiamo rinfrescando il viso, quindi nel frattempo che tanto passerò poi a montare la crema della palmolive, andiamo ad effettuare oggi il montaggio di questa. Allora, all'olfatto... senti, all'olfatto sì, un po' il mentolo si sente, non proprio tanto. Poi aspetta, considera che adesso sono inibito dal pre-barba così forte e così accentuato e quindi non posso. Allora andiamone a mettere un pochino, basta, non so quando finirò tutte queste scorte, non lo so, posso creare un esercito, almeno le spettanze gliele posso dare. E andiamo ad impastare. Andiamo ad impastare, va. Vediamo che succede oggi con sta bellissima. Oh. 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 Oh, guarda. No, a discussione del portapennello non ci sto. Secondo me è un oggetto da avere. Punto. Perché ripeto, hai tutte le tue belle cosette, soprattutto pennelle da soia, che fanno la parte principale del lavoro, belli sistemati e riposati nel loro giusto spazio, e quindi secondo me è fondamentale. Ma si trovano, non è possibile che non si trovano. Stanno pure quelli in ceramica, ne stanno tanti tipi. Poi se la metto nel campo del... anzi, nel business dei portapennelli vi spedisco io. Guardate la notifica che è in consegna, la cosa che sto aspettando. Bene, mi piace sta cosa. Allora, tornando alla nostra palmolive, eccola, già è bella che è pronta, molto spumosa, quindi è entrata molta aria. Regia, che facciamo? Aggiungiamo acqua? Perché questo è adesso il risultato, aggiungiamo l'acqua? Facciamo? Io ce n'ho tante di regie e cose varie, se no non sarebbe bello dalla diretta, no? Maschio? Maschio? Mi rispondi? Qui Apollo 13 rispondi, grazie. No, dura non è perché gira che una favola è già montato, però era solo per far aumentare di più la... Vabbè, andiamoci a mettere un pochetto, dai. Giusto un po'. E canta il gallo. Il gallo canta. E mi sveglia. Quando si passano giornate brutte come l'ho passata io questi giorni, ragazzi, passa un po' la fantasia di tutto, però non bisogna desistere, perché nella vita non ci sono solo le cose belle, purtroppo, ma anche quelle brutte.
andiamo avanti uguale, siamo forti. Aggiunto un po' d'acqua, senti, mo io gli do una bella frullata di quelle ignoranti e baffan bene e basta. Vai. Oggi stavo in tema verdone, visto che tutta la linea, cioè tutta linea verde, verdone c'era a pennello. Beh, un altro goccino, ino, ok, altro goccino, poi basta, che sennò si dilungiamo troppo. Allora, la palmolive verde, che te dico, monta bene pure questa, non male, monta subito, quantità giusta. Scusa che mi è entrato in sulle labbra, mi è entrato il prebarbant, ti dico che è. Allora, fatta, dai, se no mi crolla tutta, ecco qua, eccola, pronto? Quindi girate. Ah, ma un'altra cosa, raga, cioè, se, allora, se vedete i miei filmati, giustamente, no, e poi mi venite a dire, però io mi rado col bilama, perché non so, mi sento sicuro del rasoio di sicurezza. Raga, date retta a sto fagiano che sta a parlare qui, no? Date retta, comprate questo Wilkinson Classic per iniziare, che poi tanto non lasciate più perché ti ci trovi molto bene. E provate, non abbiate paura sempre con sto bilama, multilama, quello, quell'altro, il controvelo. Dipende che cosa volete fare della rasatura, cioè usare prodotti, secondo me, come questi qua, che poi costano poco, certo, almeno che poi ti prenda la mania come a me, che ti fai uno scaffale da supermercato di prodotti che poi io tanto utilizzo, perché comunque sì, ormai mi sbarbo, quindi utilizzo, cioè rasarsi con questi prodotti poi con multilama, secondo me è limitativo. Provatela sta cosa, provatela, non abbiate paura, non ve tagliate. Io ho usato la mia volta lo sciavetto, non mi sono tagliato e tremavo come una foglia. Provate tutto senza problemi, ma poi cioè, se mi fate poi le domande, ma io uso quello, allora che modo domandi a fare, scusami. Vabbè, io sono arrivato qua, che abbiamo fatto, penso, la panna per le fragole. Allora, odore un po' resinoso, però nel contesto buono, da pure la compattezza della crema ci sta, come vedi, il prodotto c'è, rimane bello compatto, però l'odore è molto resinoso. Almeno a me dà questa impressione. Resinoso ma mentolato, giustamente. La schiuma, ecco la quantità, ti faccio vedere anche la consistenza, se tu la riesci a vedere, eccola qua la consistenza, quindi non del tutto male. Quindi te l'ho fatta vedere quanta non messa io dal tubetto nella ciotola, metti la di meno e vedrai che il risultato è ottimo. Aggiungi un po' d'acqua, mi raccomando, aggiungi sempre un pochino d'acqua, un filo, e va alla grande, eccola bella compatta, dai, non ci possiamo lamentare. Però l'odore non è
secondo me il top, non Megarba. Dai, ci stiamo, su. Ah, c'è pure chi piace, che guarda, c'è chi piace questo, guarda. È una cosa proprio che gli piace. Ti piace così? Eh? Confessa. Che devo fare, me la devo mettere pure in faccia? Beh, dici, magari così almeno non te si vede. Mi piacerebbe, eh? Poi non ce l'ho per la seconda sbarbata, eh? E poi il gomito non ci arriva a pialla, capito? Ma ti stai rinfrescando? Diciamo che il pre-barba sta rinfrescando più che la padronina. Questo te lo devo dire, non te posso dire il contrario. Certo, non è male, però a parer mio è un po' troppo... odore un po' troppo resinoso. Poi può essere pure che, almeno per me è così, può essere pure che dico una cavolata, però la sento un po' resinosa. Allora, per quanto riguarda questo, ne parlo sempre, occhio quando lo giri. Io nel video faccio vedere che giro, ma non è che giro forte per rompere, perché ha la vite che va dentro al manico, che è fatta di plastica, quindi logicamente c'è chi mi ha detto non gira troppo forte perché rischi di spezzarla. No, assolutamente, basta che sento che fa... frizione, cioè sto usando pochissima forza. Devo sentire che fa frizione e quindi rimane bella inserita. Allora, dopo che l'ha lasciata agire, via, forza. Hai visto? Wilkinson però che monta, e questa è l'ultima volta che uso questa lametta, perché è stata usata più di 3 volte, monta Astra. Quest'oggi l'Astra la sento che gratta leggermente, quindi secondo me è arrivata. Guarda bene. Io non sto facendo forza, mi raccomando, io non faccio forza. Perché voi ragazzi abituati al multilama, come questo, vedi questo? Questo è fatto in modo tale che tu vada, vedi qua, a mettere un po' di pressione qui. Invece qua non la devi proprio usare la pressione, devi lavorare da solo. Guarda, io non faccio, giuro, non faccio pressione. Quindi, qui abbiamo il lavoro del rasoio. Allora, il lavoro che sta facendo è semplicemente far lavorare la lametta, punto. Allora, abbiamo usato questa Astra bellissima per 4, questa è la quarta sbarbata. Quindi io direi di tenerla, secondo me, perché sento la differenza da che era molto dolce a che diventa un po' rasposa, massimo 3 volte. Adesso noto di più l'azione rinfrescante, come dice la regia, della palmolive. Adesso mi sto sbarbando, la sento. Però senti anche la difficoltà che fa la lametta, che ormai è arrivata. La senti? Quindi a questo punto che facciamo? Io faccio il cambio.
toglierla e metto la seconda passata, quella nuova. Ecco qui il bel astuccio dell'Astra, mitico. Eccolo, eccolo, la mette come si presentano. Non abbiate paura, perché fino a che sono qua danni non ne fanno, almeno che te la tiri addosso. Sostituzione lama. Allora, come detto precedentemente in altri video, scusa per rumore, come detto in altri video, mani ben salde sopra il lato, ok? Giri piano piano e senti che si svita. Poi, se vuoi essere in totale sicurezza, lo capovolgi e cerchi di far scendere, logicamente quando è fattibile, la lametta. Eccola qua, la vedi? Quindi se tu hai paura, la lasci ancora qui dentro. Per chi ha paura di tagliarsi, salutiamo anche il mister Davide, che è andato, non è in diretta con noi e quindi rivedrà dopo gentilmente il filmato. Lo saluto, lo ringrazio per essersi connesso questa mattina e avermi fatto i saluti. Allora, lametta vecchia, nuova, vedi come la prendo? Sempre attenzione e calma, cioè, almeno che tu tocchi volontariamente la lama, non ti tagli. Prendi la vecchia, nella custodia di quella nuova la metti e la vai a riporre in modo sicuro e tranquillo dentro il coso. Ecco qua, non mi dilungo un pochetto, eh. Poi per farla scivolare, ragazzi, cioè non è che stai a parlare di una bomba nucleare, è una lametta, quindi di conseguenza attenzione sì, prudenza sì, ma non morite, ok? Questa sarebbe bella come porta, come... ma capito, sì, ma capito. Quindi in questo caso, se avete ancora paura, riprendete la vostra lametta in questa posizione, la inserite qua, vedi? Occhio che adesso c'è, quindi devi stare attento. Prendi il tuo bel rasoio, se riesci a trovare questo te lo consiglio. Eccolo qua, lo rigiri. Voilà, fatto. Allora, quindi passiamo alla seconda. Adesso la palmolive, l'effetto rinfrescante si sente parecchio. Vai, si è smontata un pochino, ma fa parte del gioco. E vado a mettere la seconda. Adesso la noto più pungente, l'effetto del mentolo è molto più pungente. Però l'odore in sé per sé a me non mi fa impazzire, Non è una profumazione, cacchiarola, che mi piace a me. Però non male, bella compatta, bella rinfrescante, te dà l'effetto proprio ghiaccio, questo te lo posso assicurare. Quindi cioè, i pori te li sta non aprendo, te li apre col piede di porco. Ah, mazza è freddo. E allora procediamo con la seconda passata, sempre mano leggera, via. Ecco qua. Perfetto.
Poi una cosa che ci piace, sai qual è? Che se ti rifini qualche parte che ti hai fatto male, mi raccomando, che gli piace tanto. E che cazzo, oggi è giornata di merdina, eh? Di merdina proprio, eh? Non lo so perché non si sente, Alessandro, non lo so. Non so se gli altri sentono. Ok, fatto, dai, finito. Ah, poi c'è la fase del coso, del risciacquo del pennello, mi raccomando, del pennello e rasoio, perché il pennello ti sembrerà pulito appena lo passi sotto l'acqua, ma non è così. Quindi tu che devi fare? Consiglio che te do io se lo vuoi tenere pulito. Questo me lo sono inventato, però ho constatato con un po' di pratica. Allora tu che fai? Questo pensi che è pulito, lo sciacqui, no? Invece ti faccio vedere una cosa, guarda, dopo che l'ho passato sotto l'acqua, vedi che l'acqua subito prende colore perché è impregnato, quindi devi farlo fare, gli devi fare questa operazione di intingerlo di qua parecchie volte, in modo che ti rimane bello pulito. La tecnica del risciacquo del pennello, allora? Vedi? Un'altra bella cosa, questa è l'esperienza adesso che ho fatto io, mica da tutti, No, a parte scherzi, dai, è una cosa utile, molto utile, secondo me. Anche perché elimini qualsiasi traccia di odore della crema che hai appena usato, se vuoi poi provarne un'altra. E poi passo anche alla pulizia del rasoio, perché guarda che patina purtroppo che lascia ogni volta il sapone o la crema. Ok, piccola manutenzione ordinaria che secondo me conviene sempre se ci teniamo a questi oggetti. Bene, tu sei venuto qua un'altra volta, che cosa vuoi, mo? Che vuoi? Che vuoi? Fischia. Ecco qua, oggetto pulito. Pennello, ecco l'utilità. Vedi l'utilità? Via. Ultima cosa, sciacquata con l'acqua fredda. Perdono. Allora, impressioni sulla palmolive? Beh, palmolive è verde, non è male. L'odore però è un po' troppo resinoso. L'effetto rinfrescante lo fa, perché la prima passata che ho fatto di crema da barba era, diciamo, compromessa dal proraso pre-barba al mentolo, quindi un po' smorzato, e nella seconda invece passata ho notato che l'effetto rinfrescante, cioè ghiacciato, te lo dà 100%, te lo dà, quindi non è malaccio questo prodotto, è buono. L'unica cosa è che purtroppo il profumo a me non convince, è una questione personale, però come efficacia, come compattezza che ti dà, è buona. Cioè, l'hai visto anche, a differenza del Wilkinson Blu che ho fatto dell'altra volta, questa almeno c'è, questa rimane, si monta bene, si monta facilmente. Che vuoi? Se io sento resinoso, che te devo dire, che è resinoso? Ma fa ride. A me mi date resinoso, se sente un pochetto mi date resinoso. Si sente un po' il mentolo, ma questo sente il mentolo, quella verde la sente il mentolo. Questo io sì, lo sento leggermente, però sento più il fattore resinoso.
Cioè resinoso lo intendo come se dà una piccola annusata, una pigna quando c'è la resina, ma non è così forte. Però ci sta. Quindi per me va bene, dai, passa a pieni voti. Certo, per me adesso, ancora adesso, in classifica rimane Proraso, poi può passare, almeno per me, per quanto riguarda la profumazione, e l'altra che ho provato, che era la cosa, ci possiamo passare anche la Palmolive per la Classic, che non c'ha un gran profumo, però fa stessa, lo stesso il suo lavoro. Poi ci mettiamo questa perché comunque sia è abbastanza, io parlo di creme, non sto a parlare di saponi, parlo di crema da barba. Questa c'ha questo effetto molto forte veramente, come se ci avessi il ghiaccio, quindi se tu non usi il pre-barba, dopo che l'hai passata senti il ghiaccio, questo ti assicuro, infatti ancora c'ho l'effetto e non ho messo, come vedi, un dopo, ancora il dopo barba, cioè proprio l'effetto freddo, quello ce l'ho. E poi ci mettiamo, io purtroppo ragazzi, io gli altri messi dentro la ciotolina li reputo saponi, questo io la penso così, quindi la mia classifica per quanto riguarda i saponi è questa, io metto Proraso e Palmolive per il momento, poi per i saponi facciamo un'altra classifica in più che non riguarda questa di oggi, però esperienza positiva. L'unica nota che non mi convince tanto è l'odore, ma è passabile. Poi dai delle cose di acqua verba. Ah, che certi hanno chiesto, ma sai descrivere l'acqua verba? No, sinceramente no. Mi ricorda un po', sì, la brezza marina, queste cose qui. Però non è molto forte come odore, non è, sai, di quei dopo barba così incisivi che si sentono pure a chilometri. È molto buono, a me piace, poi rinfresca pure. E con l'effetto della Palmolive ti dico che mi si sta congelata la faccia. Quindi lavoro suo lo fa. Rinfrescante, non è una fesseria, ma è la verità, provala. Quindi poi ragazzi, poi parleremo quando mi arriverà un'altra cosa, faremo una classifica dei saponi da barba e faremo una un po' più dettagliata con le creme. Quindi detto questo qua, provala anche te perché rinfresca, va bene, sì, d'estate va bene, anche se a me mi dà un leggero fastidio troppo mentolo sul volto d'estate, perché purtroppo sento la pelle, poi un'esperienza mia personale, però magari a voi l'effetto rinfrescante d'estate piace di più, quindi provatela perché ne vale la pena, se la trovate acquistatela subito perché costa una fesseria. L'effetto rinfrescante al 100% te lo dà, io non pensavo che era così forte, invece è forte. E ripeto, ribadisco, l'odore a me non convince tanto, però al di là di quello l'effetto rinfrescante te lo dà in una maniera spettacolare, quindi provala. Ci vediamo al prossimo video, qua chiudo e parlo un attimo sul Meerkat. Ci vediamo alla prossima, ciao, grazie della visualizzazione, ciao.